sono circa 800 le istanze di rimborso forfettario all'80% che aspettano gli obbligazionisti azzerati delle quattro banche poste in risoluzione lo scorso 22 novembre, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara, elaborate da Federconsumatori di Arezzo. Circa 200 invece quelle già inviate, ma ancora i risparmiatori rimangono in attesa dei rimborsi. Ad oggi non è stato rimborsato nessuno se non i primi che il fondo ha elaborato ormai la settimana scorsa, ma quelle rimborsi erano frutto di domande presentate agli inizi, tant'è che il fondo parlava di circa all'epoca di circa 160 domande presentate e in realtà avevano rifiutato 20 perché il resto erano state rispedite al mittente perché mancavano di documentazione. Noi abbiamo preferito aspettare che ci fossero chiare tutte le questioni che il fondo prevedeva, perché altrimenti avremmo andato via della Roma e dovevamo integrare. Io ho l'impressione che il fondo, se non si doterà di qualche risorsa umana in più, nella prevedura che siano rispettati i canonici due mesi previsti dal decreto. Gli obbligazionisti azzerati continuano comunque a far sentire forte e chiara la propria voce. Domenica scorsa alcuni risparmiatori sono tornati nuovamente alla Terina, nel paese natio del ministro Maria Elena Boschi e del padre Pierluigi, ex vicepresidente di Banca Etruria. I risparmiatori si sono trovati davanti ad un paese blindato per l'occasione, visto il notevole dispiegamento di forze dell'ordine. Il paese di Laterina era infatti disseminato di posti di blocco. Considero sproporzionato il costo che si è dovuto sostenere per far fronte a una manifestazione legittima, anche se di qualità e la qualità della quale io non commento. Per il consumatore vede, non era presente a quella manifestazione, ma per un motivo molto semplice. Non perché non ci sia diritto di ciascuno di manifestare, ma perché le manifestazioni e le proteste si fanno di fronte alle sedi istituzionali, non di fronte alle sedi delle famiglie dove abitano i vari ministri.